set aside that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this day. Rita Rusic ci ha già stupito con le sue incursioni nella vita notturna romana con dei concerti a sorpresa. Eccola l'altra sera nella festa Mucca Assassina, che farà? Canti. Sì, canto, ballo. Veramente, proprio... Sì, che dobbiamo fare? Ci dobbiamo divertire ogni tanto. Sei nell'anima. Prima di vederla cantare, le chiediamo che momento della vita sta vivendo. Sapete che si è molto riavvicinata professionalmente al marito Vittorio Cecchi Gori? Vittorio come sta? Vittorio sta bene. Ma tu stai lavorando con lui adesso o no? Perché leggo sui giornali, guarda, è una mia curiosità. Siamo in un momento così difficile, come sempre nei momenti difficili, insomma la famiglia ha la sua importanza. E allora penso che sia un momento dove noi dobbiamo essere uniti per il futuro dei nostri figli. Parliamo della nuova compagna di Vittorio, Mara Meis. La scelta di mio marito, non è che... No, lo tratto in modo serio, senza... No, ma è così, cioè, mio marito ha una compagna, quindi è giusto che ce l'abbia. Ecco. Ma in questo voi non parlate, magari vi consigliate, visto che tu sei molto, diciamo... Ma queste sono cose personali, vabbè, certo che ci parliamo, sono l'unica parente di mio marito. Ho letto sui giornali, perché io non voglio fare... Quanto leggi? Ci si informa. Questo ragazzo. Alcuni giornali che dicono che non era vero niente. Che dicono? Di questa... Della gravidanza. Beh, io non lo posso sapere. Però tu quando ti ho incontrato dei legatti, io ho detto, sai che ti do una notizia, poi tu mi hai detto, ma io ne so molto più di te. Ne so molto più di te perché chiaramente del privato, è chiaro che io so più di un estraneo, chiaramente, però insomma la vita privata, certe cose così delicate come una gravidanza, come... Cioè, No, non è meglio non parlarne. Meglio non parlare, no, perché pensavo fosse tutto uno scherzo, capito? Stasera cantiamo, che ci divertiamo. Hai ragione. Possono ballare un po' di più, possono sentir girare la testa. Cambiamo argomento, le novità. Rita adesso sta scrivendo un libro. Sapete su quale argomento? Ce lo dice subito. Sulle relazioni di coppia, sulle difficoltà ad amare, essere amati, divertirsi, piangere. Tutto. Che ne sai tu? Io qualcosa ne so, insomma. Sono una donna, qualcosa saprò. E lo so, questo argomento ci interessa, no? Sai che a Picco Cuzza queste cose gli interessano. Difficoltà, perché comunque Rita Rusic non ha avuto una vita facile, soprattutto agli inizi. Niente facile, no, nella vita, poi anche la mia partenza è stata molto difficile, una bambina con un'infanzia difficile. No, un collegio, un campo profughi e tutto, però la vita è bella così, si va avanti, si sogna, si realizzano delle cose. Due canzoni d'amore. L'infanzia, diciamo, non proprio felicissima tua, però credo che hai dato molto per renderla felice ai tuoi figli, alle tue figlie. Certo, felicissima. Sì, molto. Poi ci sono state delle difficoltà anche per loro, eh? Non è che puoi togliere neanche come madre tutti i dolori dei figli, però insomma cerchi di evitarli. Sì. Parli un po' della separazione. Beh, anche quello è stato un dolore molto forte. Però... Non tanto per la separazione quanto per tutto quello che c'era attorno e per interesse di media. Dei media, sì. Ma lei è stata brava nel recuperare anche il rapporto con il marito Vittorio Cecchi Gori. Ho messo prima la famiglia, infatti si è visto poi anche nel mio lavoro, c'è stata una pausa, ho messo prima il riequilibrio e la serenità della famiglia e poi riprendermi quelle piccole soddisfazioni che insomma è giusto che io mi prenda. Senti, se guardi la Rita Rusic appunto che ha fatto tutto questo, come la vedi? Sei soddisfatta, orgogliosa di te? Che ha fatto che cosa? Che è riuscita a riprendere in mano la situazione familiare, che è riuscita a gestire... Sì, quando guardo i miei figli sono molto contenta. Sì. In un mondo che non ci vuole più. E l'amore, che parte ha avuto nella sua vita? Le ha più dato o più tolto? Come tutte le cose, danno e tolgono, l'amore è così, l'amore è la cosa meravigliosa.
E quindi la vita è bella anche per questo, no? Quando c'è amore è un po' più facile, un po' più leggero. Non è un sogno infranto il tuo, quello dell'amore, non è... Assolutamente no. Il fatto che il matrimonio non sia andato bene non è stato poi... Forse l'amore eterno è un sogno infranto, non lo so, però bisogna continuare a credere senza essere troppo ingenue, chiaramente. E per il resto? Questa vita in diretta. Per questa vita in diretta tu la segui? La vita in diretta mi segue. La vita in diretta ti segue molto. Però no, sì. E quindi vabbè, voglio bene la vita in diretta. Se però mi dai, vuole bene. Lo facciamo con affetto, sai. Non... E allora va tutto a posto. Tu lo sai che è innamorata adesso? Veramente? E di chi? Di una donna mora? Con i capelli lunghi? Sai tutto? Bella? No, non lo no, so. Sei... Ma l'hai visto, eh? No, non l'ho visto, però così ho tirato a indovinare. Ci hai indovinato, mi sa, eh? E allora tutto a posto. Allora, tanti auguri. Now you bring it up, I'm gonna ring it up just to